una croce su un simbolo e poi tornassero a casa e dicere che sta prima che fanno. No, il Movimento 5 Stelle vuole che ogni giorno voi vi attivate, perché la X sul simbolo il giorno dopo delle elezioni non serve a niente. Io domani devo sentire le persone che vengono da me e dicere adesso fai questo, oggi ti porto questo e domani tu lo devi fare. Se non c'è questo controllo su chi avete eletto, signori, torniamocene a casa, perché non cambierà mai nulla. Quello cui abbiamo detto da subito, appena entrati alla Camera dei Deputati, di depositare una legge sui reati ambientali, che fino a questo momento chi ha inquinato non ha pagato assolutamente, erano pene amministrative o di poche centinaia di euro. Chi rubava una mela, chi ruba una mela, tutt'oggi va in galera, chi inquina no. Quindi la nostra proposta di legge sui reati ambientali è passata alla Camera dei Deputati, al Senato, e adesso ritornerà per l'ultima lettura alla Camera dei Deputati e finalmente dopo 30 anni avremo una legge sui reati ambientali. Disastro ambientale, inquinamento ambientale, fino a 15 anni di galera, perché non è possibile che chi ha distrutto il nostro territorio non ha fatto un giorno di galera. Questo era il nostro punto d'onore. Io che vivo questo territorio, che ho vissuto per tanti anni gli scempi ambientali sulla mia terra, è un orgoglio per tutti i cittadini campani poterlo farlo approvare da un cittadino che vive da questa terra, che non è soltanto la terra dei fuochi, ma la terra più bella al mondo. Altra questione importante che vorrei sottolineare ovviamente è che questa proposta di legge deve essere ampliata in contrasto a quello che sta facendo il governo, cioè di smantellare il Corpo Forestale dello Stato. Persone preparate come il Corpo Forestale dello Stato, che conoscono esattamente il territorio, che sanno esattamente quali sono le problematiche, non puoi assolutamente smantellarlo. E quindi la nostra battaglia prossima sarà quella di non far approvare il decreto Madia, che vede appunto lo smantellamento del Corpo Forestale dello Stato. Diciamo che la materia che tiene uniti tutti questi problemi in Campania, così come in tutta Italia, è la corruzione. C'è un decreto firmato comunque nel Parlamento da circa 2 anni. Il Movimento cosa dice in proposito? Quello che è stato approvato al Senato noi l'abbiamo contrastato fortemente, perché quello che era il primo decreto, cioè il primo disegno di legge del senatore Grasso, del presidente Grasso, andava in forte contrasto all'anticorruzione. Però purtroppo abbiamo visto che è stato un po' sciapito, è stato disinvolto. Noi crediamo che sia il punto fondamentale per far risalire l'Italia. Si parla di 70-80 miliardi di euro evasi di corruzione, che potrebbero andare ad aprire nuove aziende, a far crescere nuove attività, e vediamo che questo cancro sociale continua ad essere forte in Italia e anche in regione Campania. Quindi abbiamo votato contro la prima volta e speriamo di votare a favore alla Camera, perché significherebbe che è stato migliorato ed è più incisivo in questo senso. A tal proposito della corruzione, ci spostiamo a una tematica attualmente di prima importanza, qual è quella dell'Expo. Parliamo di Expo, ma di solito sottovalutiamo anche quello che è stato, diciamo, pure il reato ambientale nelle zone circostanti in Milano. Lei cosa ne pensa? Che la terra dei fuochi non è soltanto ovviamente la Campania. Sappiamo benissimo che anche nelle regioni del nord c'è stato di tutto di più. Ovviamente lì non si bruciava, ma si interrava di tutto. È il risultante della produzione industriale. Noi, oltre al reato ambientale, abbiamo proposto dei piani alternativi, perché non è possibile che un rifiuto non può essere riciclato. Così facendo avremo bisogno di 4-5 mondi per smaltire quello che ogni giorno produciamo. Ritornando all'Expo, ovviamente noi l'abbiamo fortemente contrastato, perché noi credevamo in un Expo sociale, diffuso dal territorio, cioè che il territorio portasse verso l'Expo. Invece c'è stata una corsa delle multinazionali, una corsa anche lì della corruzione, perché abbiamo visto gli arresti che ci sono stati. È sempre una questione di ascoltare il territorio che ti ospita. Oggi l'Expo, domani Gricignano, faccio questo escursus territoriale per far capire che è il territorio che ti dice alla fine cosa fare. Quando poi prende direzioni diverse dai cittadini che ascoltiamo tutti i giorni, sono quelli i risultati.